Toro a tutti quanti. Sì, sono comprensibilmente energizzato, entusiasta, perché ho la possibilità di dividere lo studio centrale di Radio CRT con zia Anna Maria Esposito. Che bella accoglienza, buongiorno a tutti. Devo ciao dire Ugo. A grande richiesta, perché avrete ascoltato, ascoltate la voce di Anna Maria Esposito tutti i giorni dalle 9 alle 11 su Radio CRT, però devo dire la verità che questa è una grande richiesta. Tu sei qua perché molti mi hanno detto: ma quando torna Anna Maria Esposito, che state così bene insieme, che bella coppia, che bella coppia di fatto, eccola qui, vero riportata. Una volta ero io che facevo la radio sveglia, avevo anche il gallo in studio, ora tocca a te. Quando sentono Ugo Floro, no, mi tocca svegliarmi presto. Tocca a me questa incombenza, e oggi tocca a me una cosa, devo dire, molto piacevole. Non vi voglio dire nulla, non diciamo niente, diamo per adesso un buongiorno, ma diciamo che tra poco presentiamo un frutto della bellezza interiore spirituale di Anna Maria Esposito. Che frutto è? Era un frutto dolce, un frutto dolcissimo, un frutto amoroso, un frutto io direi un po' misterioso. Anche misterioso, perché dove c'è Anna c'è anche un po' una buona dose di sarai sincero di meno mistero. Ascoltiamoci una bella canzone e tra poco insieme per parlare di una cosa davvero bella. Grazie Anna per essere qui, Prego, il caffè? Non ti avevo ancora. No, andiamo a prenderlo adesso. No, ben alzati a quelli che hanno appena acceso la radio, a quelli che ci utilizzano come sveglia, è una cosa bellissima, e come dico sempre, è un onore ricevere improperie, bestemmie, parolacce, ma alcuni però rispondono a questa sveglia, no? Che coincide con il segnale orario di Radio CRT e con la mia voce, anche col sorriso, e questa è una cosa che mi gratifica. Quei due o tre che si svegliano con la mia voce è una cosa bella. Secondo me ormai ci hanno fatto, sai come si dice, l'abitudine. Se non c'è Ugo Floro in tanti minuti non si svegliano. Vorrei averla io sta fortuna, perché io mi sveglio alle 5:30, 6:15 senza che nessuno mi dia un buongiorno, no? Vabbè. Anna e Maria Esposito è l'ospite di giornata, ma più che ospite di giornata è una dei cardini della nostra programmazione soltanto da 33 anni. Senti, ma quanti caffè vuoi adesso per questa sviolinata? Dimmelo. No, è così. È la verità. Lei conduce blaterando dalle 9 alle 11, però oggi blatera qui dalla mia trasmissione, dal nostro morning show, perché la nostra Annuccia è uscita con un gran bel libro che si chiama Enigma. No? Sì. Enigma. Allora, enigma, perché ho fatto un bellissimo sogno di una navicella spaziale che veniva a portarmi uno spirito che doveva poi riincarnarsi nel grembo materno. In cosa? Nel grembo materno. Tu non hai un grembo materno, no. Quindi non puoi capire questa introduzione. No, stavo pensando che sto spirito è un po' porcellone, insomma, no? Certo, perché deve fecondare una donna per dare l'opportunità ad un'anima di reincarnarsi. Allora ho detto, perché questo sogno non tradurlo in poesia? Tu che conosci gli spiriti, c'è una spiritella che vorrebbe eventualmente con me? Sai perché? Ne parliamo dopo. Sei troppo zen in alcuni momenti. Lo spirito deve conservare il suo candore. Comunque, deve essere serio. Ci puoi sperare, non ci si sa sperare. Mai. Bene, enigma è l'origine della vita, per come l'ho interpretata io nel mio sogno, per i miei studi orientali. Però vorrei anche ringraziare, prima di entrare nel vivo di questa mia rima poetica, la doppia F Editors, perché è l'agenzia editoriale che ha creduto nel mio lavoro e mi ha dato la possibilità di realizzare questo libro. E vorrei ringraziare soprattutto Flaminio, Mirko e Fabrizio per la loro collaborazione. E li ringraziamo anche noi, perché hanno fatto un bel lavoro insieme a te. No, non è facile starti dietro. No, infatti, questo che volevo dire, perché li ho fatti lavorare tantissimo. Sai, le bozze viste e riviste, alla fine hanno capito che dovevano darmi spazio, insomma. Oh, ci sono dei versi bellissimi in Enigma di Anna Maria Esposito. Uno mi ha colpito particolarmente. Vediamo quale. Perché probabilmente si confà anche con l'atmosfera radiofonica. Si chiama Amore tradito. Ascolta. Ah, iniziamo bene. Posso declamarla? Vai. Posso. La musica percorre le note del cuore, addolcendo le stonature di un amore tradito. Chiudo gli occhi ed il mio pensiero è già altrove.
nell'infinito. Niente. Qua mi sono un pochettino perso. Ti sei perso, sì, sì, ti sei perso, perché di sogni io penso che tu ne abbia tanti nel cassetto. Però non possiamo parlarne di questi sogni. Due sogni mostruosamente proibiti, come direbbe il cinofilo Giuseppe Cotroneo, che sicuramente cinofilo sono altro, che sicuramente in ascolto e che mordicchia, divora film come noi. Comunque ti chiederò prima o poi quali sono i tuoi sogni proibiti, potrebbe essere lo spunto per un altro libro, Eros antico, chissà. Ma sei venuta qui per fare l'ospite o per rompere le palle? Musica Maccia Esposito con zio Ugo Floro questa mattina. Floro in tanti minuti, il nostro morning show. Ripeti morning show con me, morning show. Tu hai una voce bellissima. Allora posso dire good morning? No, dimmi morning show. Morning show. Morning show, let it show, let it now. Allora, c'è Annuccia che oggi sta presentando il suo libro. Io devo dirti una cosa, io non sono un ipocrita. Io detesto la poesia. Per me le poesie sono orrende. È una cosa. Ma sai perché? No, non dico le tue. No, le tue mi piacciono perché sono corte. Finalmente l'abbiamo capito. Perché io detesto la poesia? Perché probabilmente è un trauma infantile. Mi imponevano la memorizzazione di versoni che non finivano più. Ricordo in quarta elementare che mi si impose la memorizzazione dei Sepolcri di Ugo Foscolo. Ma tu sei stato Tu sei stato fortunato perché te l'hanno imposto in italiano. A me lo scientifico l'hanno imposto in latino. Aia. Quindi era ancora più tosta, insomma. Io ho pensato ai lettori, dico facciamo delle poesie brevi che alla fine in qualche modo diano uno spiraglio di luce, non sempre pessimismo. E quindi magari uno prima di andare a dormire apre il libro. Io devo dire una cosa, che Anna Maria è una personalità duttile in radio, può fare quello che le si chiede, perché insomma è una showgirl, no, la nostra Anna Maria. Però non perdete mai di vista, voi che la conoscete, la componente spirituale di Anna Maria Esposito, che è fortissima. E il libro Enigma che lei sta presentando oggi qui a Floro in tanti minuti, e di cui secondo me sentirete parlare un gran bene, non è soltanto una raccolta di versi, ma io direi, cara Anna Maria, è un dialogo con quello spiritello. Con l'anima, quello spiritello o con quell'angelo più o meno custode che ci portiamo, no? Ma siamo tutti esseri spirituali che viviamo un'esperienza terrena, anche tu. Chissà il tuo spiritello da dove proviene? Io c'ho una spiritella. Potrebbe, sei un gemellino, sai, personalità doppia. Non si sa mai. È vero. C'ho anche qualche spirito maschile. Insomma, sono in equilibrio i due spiritelli, credo di sì. Ma ogni tanto se menano, però insomma, alla fine noi. Senti Anna, ma secondo te la poesia è esercizio desueto in una società come la nostra che va a mille all'ora, dove nessuno si concentra? Sì, dovremmo un attimino fermarci e riprendere questa abitudine, perché la poesia è condivisione. Quindi anche tu magari, mentre stai sorseggiando il buon caffè di Radio CRT, rivivi altri momenti. Vero. Un déjà vu o altre emozioni. Infatti questa poesia che mi ispira a sto caffè stamattina, io chiamerei schifo. Ma fai schifo. Hanno proprio sbagliato dosaggio di caffè, probabilmente. Ma che caffè, merda. Ecco, questa è la poesia. Ma chi te l'ha offerto sto caffè? Secondo me ha sbagliato miscela. Ecco. Potremmo anche intitolarla "Han sbagliato miscela". Comunque ragazzi, scherzi a parte, Enigma di Anna Maria Esposito è già molto divulgato, distribuito. Tu hai fatto tantissime presentazioni di questo libro. Certo, tantissime. Anche dal vivo o soltanto in radio? Anche dal vivo. Ecco, quindi immagino che il tuo tour proseguirà, Covid permettendo, chiaramente. Enigma, Anna Maria Esposito. Altrimenti ritorno qui nel salotto di Ugo Floro e continuiamo le nostre presentazioni. Anna Maria, tu sei la persona, musica, allora. Di Radio CRT, Floro in tanti minuti, Ugo Floro con voi fino alle 8, poi tra le 8 e le 9 Le Matacchion, il nostro Gigi Grandinetti, e poi dalle 9 alle 11 Anna Maria Esposito, che eccezionalmente oggi ha deciso di alzarsi prima per venire a gustare un caffè tra un pezzo e l'altro con il suo amico
Ugo, abbiamo riparato con il caffè, perché quello di prima, insomma, te ne ho offerto uno, io te l'ho preparato io con tanto amore, quindi con tanta amoca, con tanto amoca, amoca mia, amica amoca mia, cara Anna. Beh, questo libro che tu oggi stai presentando anche nel mio spazio, Enigma, sta già andando bene. E per tornare a quello che dicevamo prima, no, che in un mondo che va a mille all'ora, che non si sofferma sul dialogo con se stessi, invaso dai social, un turbinio di informazioni che non ci fanno concentrare, non ci fanno neanche godere la parte più spirituale della nostra vita, il ritorno a volte ai versi diventa una esigenza quasi fisiologica. E tu con questo libro hai voluto cogliere anche, no, questo valore, questa situazione. Sicuramente. Anche perché nella nostra corsa c'è bisogno di rilassarsi un attimo, no? Sì. Quindi ogni tanto portare il libro in macchina, sul comodino, quando si hanno dei pensieri cattivi, a volte un verso, una poesia può condividere l'emozione di chi l'ha scritto, il problema. Non ti capita mai magari di trovare su una rivista, su un giornale, una parola che in quel momento ti ispira un qualcosa, sì, si accende una, sì, lampadina, sì, e anche leggendo un libro di poesie può succedere, non si è mai soli. Certo. Però sempre da protagonisti, questo ci tengo a dirlo, anche nei momenti no, noi siamo artefici del nostro destino, della nostra vita, mai arrendersi. Essere sempre protagonisti delle nostre scelte. Posso dire che questa pubblicazione mi colpisce da subito, perché ha una copertina di impatto con un disegno abbastanza particolare. Anna, che cosa significa? Sì, allora innanzitutto, come dicevo prima, è difficile prima descrivere in radio questo disegno, eh? Allora, questo è un disegno un po' particolare perché indica l'origine della vita sulla Terra e poi dalla Terra il ritorno al cielo. Ah. Tu vedi questa navicella spaziale, all'interno, sì, c'è un mio viso, no? Sì, sì. Poi ci sono molte teorie sulla nascita, sull'origine della vita. Alcuni pensano che siamo stati creati dagli alieni. Io ho un gruppo sanguigno particolare, sono un RH negativo definito sangue alieno, quindi lo stesso pensato di Spock, del capitano Spock. Quindi ho pensato così di mettere sulla mia copertina degli elementi che mi rappresentassero. Sembra infatti questa astronave che viene dal cielo, che solca il cielo, una sorta di vimana indiano, no? Quelle icone indiane che alcuni studiosi mettono proprio in relazione con alcuni extraterrestri del passato, addirittura dell'epoca primitiva. È tutto da godere questo libro, proprio a partire dalla copertina, che è molto misteriosa e che non potrebbe recare nome diverso, infatti, se non Enigma. Radio CRT, Anna Maria Espo. Continuerò ad essere, ma dovrai essere molto attento per vedermi. Sarò un fiore o una foglia, sarò in quelle forme e ti manderò un saluto. Se sarai abbastanza consapevole, mi riconoscerai e potrai sorridermi. Ne sarò molto felice. Thich Nhat Hanh. Non sto scherzando, è una citazione che Anna Maria Esposito, la cui presente Anna Maria nel nostro Morning Show, fa proprio all'inizio, agli albori del suo libro Enigma, che oggi appunto ci sta presentando. Che cosa vuol dire questa cosa? Come dicevamo all'inizio, noi siamo fatti di spirito, di anima e corpo. Nel non più di acqua. Sì, anche quella, la maggior parte del nostro corpo è costituito di acqua, H2O. Ma la parte materiale, la nostra fisicità, il nostro corpo muore, mentre lo spirito continua a vivere, e noi lo possiamo vedere in una foglia, in un fiore. Non si sa mai poi in un'altra vita dove si va a finire, no? È questo il senso. Anche se in altri modi il nostro Foscolo diceva: noi viviamo finché qualcuno ci ricorda, la potremmo anche interpretare in questo modo. A volte, vedendo un fiore, vedendo una foglia, noi associamo quella forma ad altre persone, ma la vita continua ed è una cosa bellissima. Che senso avrebbe vivere per poi morire e non essere più nessuno? Dite la verità, vi ho fatto un bellissimo regalo quest'oggi con Anna Maria Esposito, la parte spirituale di Radio CRT, perché il resto
è un branco di la musica ostina tra un gran bel pezzo di buona musica e l'altro abbiamo dedicato gli spazi della conversazione di Floro in tanti minuti, il morning show di Radio CRT, alla presentazione di Enigma, una raccolta di versi nati da queste confabulazioni davvero molto interessanti ed affascinanti tra la nostra Anna Maria Esposita e i suoi spiritelli, i suoi angioletti, questi furbacchioni, ma anche queste belle entità, no? Che a volte diciamo che il trambusto della vita quotidiana non ci fa godere, non ci fa vivere, con le quali non ci fa dialogare sufficientemente. Tu l'hai fatto, Anna, e hai raccolto i frutti di queste confabulazioni in questa pubblicazione Enigma, che possiamo già provare e trovare su varie piattaforme editoriali, vero? Su Amazon, basta mettere Enigma, Anna Maria Esposito ed è andiamo facile reperire, certo. Comunque volevo solo aggiungere una cosa, che quando io ero in attesa del mio angioletto ho sognato proprio una donna che mi diceva: vedi quella folla immensa di spiriti, bene, uno di loro sarà il tuo angioletto. E così è stato. Ma un angioletto che mi ha reso mamma, che mi ha reso anche molto felice, perché essere mamma è un'esperienza molto particolare, e ho voluto appunto in questo libro far capire che oltre al nostro corpo c'è uno spirito che vive e vivrà comunque al di là dell'esperienza terrena. Mi sono emozionato, Anna. No, mamma mia, vuoi il fazzoletto? Cosa vuoi? Questo è un programma che deve energizzare la mattina, e tu mi hai fatto emozionare. Ti ho fatto da camomilla. Sto scherzando, Annuccia. È stato bello averti in studio per dividere quest'ora con te, con i nostri amici. Amici cari, a proposito, ricordate Enigma su Amazon. E non solo, l'ultima novità editoriale, l'ultima produzione di Anna Maria Esposito, che troverete tra poco dalle 9 alle 11 su Radio CRT. Per ora un grande abbraccio, Anna, grazie per essere stata con noi. Grazie agli amici che ci ascoltano ogni giorno. E noi ci sentiamo domani tra le 7 e le 8, tra poco linea Gigi Grandinetti e il suo